Chi conosce bene il cinema di Sergio Castellitto come regista, Sergio è da sempre molto molto attento a quelle che sono le dinamiche familiari, amorose, disamorose, che non esiste Malconio in questo momento. E allora Matilda, in questa dinamica padre-figlio, no? Che tipo di lavoro avete fatto prima di cominciare le imprese, se ci avete lavorato prima, oppure giorno per giorno, prima che arrivasse il chat, l'azione e tutto il resto? Entrambe le cose, abbiamo parlato, è stato bello perché abbiamo parlato. Io in realtà ho ascoltato, perché mi piaceva anche da subito mettermi in una posizione d'ascolto, un po' dovuta all'emozione, sicuramente ero in soggezione più di quanto posso esserlo stata con tanti altri registi o con altri attori, ero in soggezione, quindi cercavo di captare più informazioni possibili, ero in modalità spugna, quindi abbiamo parlato, io ho ascoltato e poi la bellezza vera è stata sul set, perché ogni giorno il personaggio di Albertin e il rapporto con Vincenzo l'abbiamo costruito lì, anche con un istinto, con qualcosa che ci guidava, che lo guidava in base alle situazioni, perché Albertin è un personaggio costruito in estrema sottrazione. Alle volte Sergio mi chiedeva per favore non sbattere nemmeno le palpebre, Matilda, però dobbiamo darle vita e la vita è nell'interazione tra i due, questa gabbia reciproca che loro hanno costruito e quindi in realtà è stato anche molto un lavoro di libertà sul set che sinceramente mi ha dato tanto. Posso aggiungere una cosa? È stata clamorosamente brava, devo dire, perché è stata disciplinata e generosa, che sono le due principali qualità di un attore. Docile senza essere servile, come diceva Eva Stroiani. Io parlo sempre dal corpo. Ricordo quando feci Fortunata, Jasmine Trincare disse come ti devo preparare? Comprano un paio di tanchi, 7, 8, quelli, mettiteli, vai a torpignattare e fatti 3-4 di battute al giorno. Se impari a camminare e fare posto, sarai fortunato. Le battute verranno da sole. A lei le ho detto, fatti qualche giro sulla sedia a rotelle. Non avessi mai fatto, sembrava un'atleta paralimpica. Girava, si curvava, c'era ancora, parcheggiava e tutto quanto. Poi non si è quasi mossa da lì, però il corpo è il materiale emotivo fondamentale. Ed è da lì che siamo partiti. Grazie a te. Allora,